Eccoci amici Bytes Idea, quest'oggi Burger King, ma prima, perché ho il cappello, perché tanto poi me lo chiederete nei commenti, vi lascio il dubbio così me lo scrivete? No vabbè, perché ho avuto un piccolo incidente, quindi meglio col cappello, per questioni sceniche, vai, mettiamola così. Quest'oggi proviamo il Burger King perché mi avete detto: ma porti sempre solo McDonald's? Beh, è vero, io amo molto di più il Mac. Però Burger King non aveva novità, e invece quest'oggi due novità di Burger King. Partiamo da qui la confezione, la Coca-Cola è già fuori. Il packaging è terrificante, quindi lo spacchetterò così. E come vedete, guardate che ben di Dio! Partiamo dalle patatine classiche, ci stanno molto buone, sono molto più patatose di quelle del Mac. Quest'oggi mi piacciono particolarmente, sono belle fritte dorate, belle cicciottose. Buone, e poi muoviamo. Non perdiamo tempo e partiamo subito con lui. Sweet Chili Burger Beef, la novità che Burger King ha introdotto. Sta facendo una pubblicità veramente pazzesca. Vediamo insieme. All'apertura vedo addirittura del bacon che non sembra essere affatto male. Il solito mosciume di Burger King sul bacon. Non impareranno mai. Eccolo qua come si presenta il panino con questo bun. Ma andiamo al suo interno: c'è rucola, bacon, scamorza bianca. Ma la particolarità è la salsa sweet chili. Che come vedete qua, dai, salsa agrodolce si vede anche dalla lucentezza. Quindi, il profumo è veramente invitante. Bacon ce n'è abbastanza, anche la rughetta, la scamorza bianca è bella, ci sono anche dei bei pezzettini di peperoncino, non ci resta che provarlo. Sì, il profumo è molto molto invitante. Andiamo subito a provare. Mi dico che la carne si sente veramente bene. Si contraddistingue. La rughetta fresca da una bella croccantezza al morso. Vi faccio vedere l'interno, veramente carino, carino, dai, ci sta. Ecco qui, guardate l'interno, molto molto bello, bello stratificato, la carne è bella spessa, si sente, mi piace. La carne normale, la rughetta dà quella croccantezza in bocca che mi piace veramente tanto. Di salsa sweet chili ce n'è tanta. Il problema è che è una salsa dolce, cioè il piccante è proprio poco, 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 ma veramente pochissimo alla fine. E quindi fa più effetto dolce. Risulta essere tutto il panino molto, molto dolciastro. Forse dovrebbe essere un po' più bilanciato al bacon, ma il bacon, non essendo croccante, è un po' un problema, perché non dà quella salinità aggiuntiva. Non è male, ma è tutto dolce. Mi sarei aspettato un filo di piccantezza in più. Per darvi l'idea, è molto zuccherina, caramellosa la salsa, ma non c'è quel pizzichino alla fine nel palato. Non lo promuovo assolutissimamente. Cioè, è buono, ma non c'è il chili. Io capisco che queste catene, abbiamo già affrontato questo discorso, così come McDonald's, non possono spingere troppo sulla parte chili, perché devo fare un gusto per tutti. Però se mi dici sweet and chili, cioè io mi aspetto veramente di sentirlo anche poco poco sulle labbra. Qui quasi non si sente. E ho preso il secondo panino nella variante con il pollo, quindi è praticamente lo stesso panino con il pollo. Il pane è sempre lo stesso. Guardate quanta salsa c'è, quindi la salsa ce la mettono, e al suo interno troviamo la solita salsa sweet chili, il bacon, in questo caso un po' di meno, che se un po', vabbè, logicamente ammosciato, e poi sotto, è difficile farvi vedere, un bel pezzetto di pollo. Proviamo, magari cambia un po'. Anche qui stratificazione molto molto bella, ma devo dirvi che qui è tutto un altro panino. Veramente più gustoso perché il pollo è più salato, essendo fritto, dà quel gusto di salato in più. Quindi la salsa, seppur non si sente la piccantezza, però con la sua dolcezza bilancia il panino. La rughetta è sempre buona al morso, fresca, croccantina. Si sente il formaggio, il bacon praticamente sparisce come nel panino di prima. Però in questo qui il risultato è veramente migliore, proprio grazie alla salinità del pollo. Il panino non risulta affatto dolce, è molto molto bilanciato. Questo
piace molto di più. Lo approvo. Ma veniamo all'ultimo panino, il parmigiano reggiano hamburger. Qui cambia totalmente. Classico bun con dentro, vabbè, il patty di carne, bacon, rughetta, salsa al parmigiano. Ci dovrebbe essere anche della cipolla, che non vedo, però veramente è bello. Il parmigiano è tantissimo. Wow. Piace molto, questo c'è da un po', io ancora non l'avevo provato. Il bacon è sempre bianchiccio, il patty è molto interessante. Insomma, questo è davvero una bella bestia. Guardate che bello, quanto rughetta e quanto parmigiano, veramente incredibile. Questo è davvero buono. Vi deve piacere il parmigiano perché sa, giustamente, molto di parmigiano e formaggio. Anche qui la rughetta aiuta, la carne sparisce un po' di più rispetto agli altri, rimane questo bellissimo gusto di parmigiano reggiano che io amo profondamente, quindi mi piace davvero davvero tanto. Il bacon non si sente, sparisce. Questo è davvero un buon panino, mi piace davvero tanto. Sì, amando il parmigiano è facile, però è bilanciato, è un gusto formaggioso ma non è dolce. Non è troppo salato, la rughetta comunque rinfresca, quindi aiuta il morso successivo. Devo dire che questo mi è piaciuto tanto. La carne, alla fine, in bocca, quando mandi giù, dopo un po', si sente, rimane quel gusto di carne, non è che sparisce, non è una carne anonima. Quindi questo mi sento di promuoverlo. Veniamo alle conclusioni. Dunque, mi sono piaciuti questi panini Burger King. Beh, come al solito queste catene non spingono tanto sulla piccantezza, ma non capisco il perché. Perché l'hamburger è veramente dolce e non capisco perché non riescono a dare il boost per l'appunto sulla piccantezza. Quel tanto a farti solleticare le labbra, un po' il palato, un po' la lingua. Ma non lo so. Mi sento di promuovere quello in versione pollo, quindi sweet chili chicken, quello con la carne no, lasciatelo perdere, non vi perdete nulla, a meno che non vogliate un panino dolce. Da quel punto di vista sì, prendetelo perché cadrete in piedi. Quello al parmigiano, seppur uscito da un po', io l'ho trovato veramente incredibile. Vi deve piacere il parmigiano, ma troverete un panino veramente godurioso, che sta molto bene in bocca, un gusto tutto tondo, si sente il parmigiano, è bello, deciso, presente, si sente la carne, la rughetta aiuta come sempre, fresca, a pulire la bocca. Devo dire, un panino wow, quello mi è tanto tanto piaciuto, quindi ve lo consiglio. Che dire, ultimamente sia Burger King che McDonald's, mi stanno un po' deludendo. Avevo preso una strada in salita e poi invece un po' impicchiata. Però dai, chissà, sì, quali saranno le prossime invenzioni. Spero un gusto più deciso, più carico, vi prego. Ah, e se mi chiedete perché ho fatto il video all'interno, è perché fuori fa freddo. E il Burger King più vicino che ho, insomma, A non è in una bella zona e B si fanno un po' di storie se vi vedo con una videocamera a fare qualche video. Ciao!